Torniamo di nuovo a parlare dell'Assemblea Generale dell'ONU perché poco fa ha parlato anche il presidente ucraino Zelensky, che ha paventato il rischio di un incidente nucleare a Zaporizhia. Ha illustrato anche alcuni aspetti del processo di pace, del piano di pace che Zelensky presenterà al presidente degli Stati Uniti Biden ed ai candidati alle prossime presidenziali Harris e Trump. Il primo punto è quello della sicurezza nucleare. Il mondo capisce cosa c'è in ballo, ventilando anche lo spettro di una nuova Chernobyl. La Russia sta pianificando attacchi alle istituzioni nucleari ucraine. Intanto, ricordiamo che proprio in queste ore Vladimir Putin, durante una riunione con alcuni governatorati regionali russi, ha messo in evidenza che se saranno ulteriormente attaccati verranno usate le armi nucleari. Anche se ad essere attaccata non sarà solo la Russia, ma anche la Bielorussia. Tornando al discorso di Zelensky, c'è da dire che l'alternativa alla pace è più sofferenza e più disastri. Voglio una pace reale e giusta per la mia gente. Chiedo il vostro supporto e soprattutto di non dividere il mondo. Ricordiamo che poi Zelensky è stato salutato anche da un lungo applauso.